suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Sono le parole dell'Evangelista Luca quando racconta dell'agonia di Gesù al Getsemani. Nella mattinata del 1° luglio si è svolta a Gerusalemme, nella Basilica del Getsemani, il luogo dell'agonia di Gesù, la solenne celebrazione del preziosissimo sangue di Gesù, presieduta dal custode di Terra Santa, padre Pier Battista Pizzaballa. Hanno concelebrato padre Dobromir Jazza, il vicario custodiale, padre Benito José Choque, guardiano del santuario, insieme ad una decina di sacerdoti. Non lasciamoci vincere dalla paura, Gesù non ci lascia mai soli. È l'esortazione rivolta da Papa Francesco a sacerdoti, religiosi e seminaristi incontrati nella chiesa del Getsemani poco più di un anno fa, in occasione della sua visita in Terra Santa. Ma anche della sua risurrezione. E proprio a partire dalla preghiera di Gesù nell'ora dell'agonia, il Papa aveva sviluppato la riflessione confidando di aver quasi timore nell'accostarsi ai sentimenti che Gesù ha sperimentato in quell'ora. Entriamo, aveva detto, in punta di piedi, in quello spazio interiore dove si è deciso il dramma del mondo. L'amicizia di Gesù nei nostri confronti, la sua fedeltà e la sua misericordia, aveva sottolineato, sono il dono inestimabile che ci incoraggia a proseguire con fiducia la nostra sequela di Lui, nonostante le nostre cadute, i nostri errori e i nostri tradimenti. La roccia, venerata come il luogo della sofferenza di Gesù, è stata ricoperta con petali di rose per fare memoria della profonda e redentrice sofferenza del Signore. Dominum.